è la prima persona che incontri appena arriva da sud, è lei che ti accoglie con questo suo sorriso bellissimo e la gentilezza, la cortesia, la professionalità ti premiano sempre. Grazie. Che cosa bella che ho detto. Allora, tra poco vediamo un po' di piatti, un po' di situazioni qui da voi. Solo una domanda, perché venire da sud? Perché si mangia bene e la qualità è molto buona. Ok, vediamoci le immagini, grazie. Vita che te ci conosciamo, è una vita che io e te non ci vediamo, è vero. E dove ti rincontro? Al locale da mio nipote Maurizio. Sud, fantastico, siamo alla rotonda innanzitutto. Sì, sud, sì. Street food. E il piatto forte secondo te, quello che a te piace di più qual è? Allora, quello che a me piace moltissimo, che comunque è la parmigiana, questi medaglioni di parmigiana che sono buonissimi. Sì. A parte i fritti che sono eccezionali perché i prodotti sono buoni. Sì. Ci sta anche la genovese, anche se è un piatto prettamente invernale. Ma però ci sono, però sono saporitissimi. Saporitissimi. Genovese perché... tonno e la genovese anche di carne, che la consiglio d'inverno ovviamente. Il palato fa l'applauso. E poi ci sono tutti quei piatti mediterranei prettamente estivi, dove c'è tutta pesce di tutte le specie, di tutte le qualità. Quindi sia terra che pesce. Sì, sia terra che mare. Se tu dovessi consigliare un amico, vai da sud perché? Vai da sud perché si mangia bene, c'è la qualità. C'è anche allegria, simpatia, accoglienza. Forse dobbiamo anche te ogni tanto, no? A me sì, qualche volta anche me. Lei l'ha trovata per l'accoglienza, ovviamente. Sì. Io sono il cerimoniere di tutta la mia family. Brava, brava. Sì, a proposito di cerimoniere, che non ci attacca niente con la domanda che è il sondaggio che abbiamo noi questa settimana, parliamo di amori, no? Sì. Meglio un amore tranquillo oppure una passione piena di problemi? Allora, se dovessi scegliere una passione travolgente, l'amore l'abbiamo dato, perché le emozioni sono importantissime. È quello da più adrenalina. Esatto. Così come fa sud. Sì, esatto, esatto, caro amico mio, tu mi capisci. A volo. Siamo fatti la stessa pasta. Ciao Tina, grazie. Grazie Enzo, un bacione. Sento che gira. Che cosa bella avere anche la gioventù qui. Parliamo, diciamo lei chi è innanzitutto. Allora, lei è mia figlia Erika, la più grande. Erika, ciao. Cominciamo a parlare di papà innanzitutto. Dimmi un pregio e un difetto di papà. Il pregio qual è? No, diciamo prima il difetto, va che è meglio. Mi compra le cose. Ah, questo è il pregio? Ok, e il difetto invece? Compra troppe cose. E il difetto? Che quando vuoi una cosa certe volte non me la... Cioè... Non me la compra, va bene. Ha detto quello, è il contrario di quello che ha detto prima, praticamente. Ogni tanto non l'accontenta. Vabbè, ogni tanto però ci sta, dai. Ci sta. Bisogna anche dire di no. Ogni tanto si dice anche no. Se no non riescono a capire. No, 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 infatti. Mi fa muovere. Hai paura? Vuoi andare via? No, non mi fa muovere. Ah, non mi fa muovere, ok. Tu che ci fai qua? Io sono un'amica di Erika. Hai mangiato da sud? Sì. Sì? Sì. Sì. E come si mangia da sud? Bene, bene. E perché bisogna venire da sud? Perché...
fa cibi molto buoni. È timida, è timida. Parliamo col papà che è meglio, così ci spiega un po' più in maniera dettagliata. Sì. Allora, Sud, siamo nel, come hai detto tu prima, a microfoni spenti, nel salotto di Salerno. Sì, siamo nel salotto di Salerno, nella parte bella di Salerno, è una soddisfazione stare in questa piazza e avere un'attività qui. È chiaro, che poi un po' qui il fiore dell'occhiello della nostra città, perché il turismo gioca sì, diciamo si concentra un pochino tutto qui sulla piazza, con le luci d'artista, in estate, con i turisti, c'è un po' di tutto. Prima abbiamo visto due piatti che facevano venire l'acquolina in bocca sì. Solo a guardarli. Che uno cosa... era un piatto super abbondante, con un mega panino, con hamburger, patatine, tutti i tipi di salse, una bomba diciamo, ecco, non per la linea. L'altro che ho mangiato io era un hamburger con verdure molto più leggero, che cerchiamo di stare attenti, bravo, cerchiamo di controllarci un po'. La prova costume è superata. La prova costume l'abbiamo superata, anche quest'anno è andata bene. Però adesso parliamo anche dei punti di forza di Sud, che cosa offre? Allora, Sud offre innanzitutto un orario continuato, okay. Riusciamo a stare aperti tutti i giorni e ad avere anche... a soddisfare anche i turisti che vengono a Salerno facendoli pranzare anche alle 4 o le 5 di pomeriggio senza alcun limite. E la poi, sera invece chiudete verso? La sera chiudiamo dopo mezzanotte, okay. Però se ci sono i clienti, fin quando non ci sono i clienti noi restiamo aperti a soddisfare le loro esigenze. Bene. Poi per quanto riguarda l'asporto è possibile? Sì, noi lavoriamo tantissimo con l'asporto, sia a pranzo con tutti gli uffici, che ci sono una marea di uffici qua al centro, sì. E sono concentrati con i nostri piatti. Ecco, Alessandra è riuscita, la nostra chef, sì. A conquistarsi un pochino tutte le persone della zona. Anche con la sua simpatia. Con la sua simpatia, la sua bravura però è eccezionale. È vero. Questo ci ha permesso di fare il salto di qualità che forse ha cambiato tutto. Ci voleva. Un infoline per la prenotazione? Sì, ci trovate su Facebook e su Instagram e poi chiamando al numero di telefono. Che vedete in sovraimpressione in questo sì, momento. Sì, con l'asporto lavoriamo sia chiamando di Delivero, Just Eat, che chiamandoci direttamente a noi. C'è molta qualità, uno street food, ma c'è una qualità che non è da street food. È vero. Io ti dico una cosa, venite almeno una volta a provare Sud qui alla Rotonda, venite una volta sicuramente ci ritornerete. Sicuramente, grazie. Ne sono sicuro Enzo. Grazie. Grazie ciao, a te, ciao. Numero di telefono per le prenotazioni? Allora 089 21 45 175. E il tuo numero di telefono per il fidanzatino? No, eh? Il mio non lo posso dire. Vuoi dire? Cerchi fidanzatino? No. No. Sei già fidanzata? No. No. Ti vuoi fidanzare? No. Ti interessa qualcuno? Forse. No, scherzo. Il papà. Ah, fidanzato col papà. Allora a posto. Non si fidanza, solo papà. Ok. Ciao Erika. Ciao.